Buongiorno al TG1, sono ore decisive per la nascita del governo. Movimento 5 Stelle e Lega saliranno nel pomeriggio al Quirinale per confermare al Capo dello Stato l'accordo sul nome del Presidente del Consiglio. Di Maio e Salvini sono pronti ad entrare nella squadra dei ministri con ruoli di peso. Cruciale però il nodo dell'economia. I servizi di Claudia Mazzola e di Bruno Luverà. Dovrebbe essere il giorno della verità per l'accordo 5 Stelle e Lega. Nel pomeriggio Di Maio e Salvini separatamente saliranno al Colle con il nome del Premier. Portiamo al governo del Paese un contratto di governo per i cittadini e anche il nome che oggi diremo al Capo dello Stato sarà un nome capace di ascoltare e interpretare le esigenze dei cittadini. Alla fine, dopo una lunga trattativa, Palazzo Chigi non andrà né Salvini né Di Maio, una rinuncia che all'M5S è costata non poco, un atto di responsabilità dovuto, spiegano gli stessi vertici, e rispetto ad un premier della scuderia M5S, ma non della prima linea grillina che rischia di apparire come un tecnico, Di Maio spiega: sono soddisfatto di aver portato al governo l'unico vero leader, che è il programma. Comunque pronto ad entrare nell'esecutivo, Di Maio potrebbe andare a capo di quello che nelle sue intenzioni dovrebbe essere un nuovo superministero che accorpa lavoro e sviluppo economico, studiato ad hoc, spiega, per risolvere i problemi degli italiani. Dentro ci sarebbero le misure per le piccole e medie imprese, particolarmente care al movimento, e soprattutto il dossier con il reddito di cittadinanza.